Ogni anno sono migliaia le persone che da ogni parte del mondo decidono di mettersi in viaggio lungo il cammino di Santiago, un'occasione significativa per vivere un'esperienza di profonda unità con Dio, passo dopo passo, per allontanarsi dal rumore della vita quotidiana e recuperare il senso del proprio io. Ne è convinto Don Piero Sabatini, direttore del Centro Pastorale per le Missioni all'Estero della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che questo pomeriggio, dopo giorni di pellegrinaggio, ha raggiunto la cattedrale di Santiago di Compostela per visitare la tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore, il figlio di Zebedeo, che assieme al fratello Giovanni accolse l'invito di Gesù a diventare pescatore di uomini, una scelta, quella di percorrere il cammino, nata per celebrare i primi 50 anni di sacerdozio. Ho deciso di mettermi in marcia perché il 29 giugno di quest'anno io ho commemorato e celebrato 50 anni di ordinazione sacerdotale e quindi mi sembrava bello venire a Santiago a dire grazie al Signore per questi 50 anni, perché è una grazia grande. Cosa ci insegna il cammino di Santiago? Ma senti, il cammino oramai è fatto un po' da tutti con mille motivi, però di fondo io credo che c'è un motivo che tutti li riunisce, che nel cammino la gente non va a cercare la tomba dell'apostolo, ma va a cercare se stesso, è una ricerca interiore, è una ricerca di identità. Oggi, soprattutto in un mondo in cui stiamo veramente perdendo il senso del riconoscersi come persone, la dignità umana, ecco, nel cammino c'è questa ricerca. Solo che quando fai questa ricerca, se la fai davvero, non incontri te stesso, ma incontri Dio che ti cerca. E poi anche il desiderio di ritrovare un rapporto con la creazione e che di fatto si è sempre più deteriorato. E la Laudato Si di Papa Francesco ce lo sta ricordando, e tra l'altro uno dei motivi, diciamo, oltre a quello del 50° di sacerdozio, uno dei motivi del mio pellegrinaggio era proprio il sinodo per l'Amazzonia, perché sono convinto che tutti noi dobbiamo riscoprire questa ecologia integrale che ci faccia riappacificare con questo giardino di Eden che il Signore ci ha dato in custodia e che noi abbiamo massacrato. Che emozione ha provato questo pomeriggio nel raggiungere la cattedrale di Santiago di Compostela? L'emozione è stata quella di pensare ce l'ho fatta nonostante i piedi in fiamme, nonostante la stanchezza, nonostante il fatto che mi era venuto a mancare, come dicevo scherzando ai compagni di cammino, il fattore 16, cioè per poter far bene il cammino avevo bisogno di avere meno 16 anni di età e meno 16 kg di peso. Con 80 kg e 60 anni ce la facevo in tutt'altra maniera, ma comunque è andata, dai, è andata, è andata. Lei è partito da Barcelos in Portogallo, complessivamente sono stati 150 chilometri che ha percorso nelle 7 tappe di cammino, giorni ricchi di umanità, di gioia e di felicità. Partendo da Barcelos sarebbero state 9 le tappe e il resto del gruppo le ha fatte, ma io appunto per motivi di un pochino di prudenza, ecco perché sono state 2 tappe sotto la pioggia battente, una l'ho fatta ma una ho detto no, non la faccio perché insomma ho 76 anni, bisogna che mi renda conto che non sono un ragazzino, e un'altra proprio
per stanchezza, ho detto meglio un giorno di riposo, però ecco, in complesso, diciamo, la Compostella che sto per ritirare me la sono guadagnata, perché basta fare almeno 100 km a piedi o 200 in bicicletta per poterla ottenere. L'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro organizza la prossima estate, dal 25 luglio al 6 agosto, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela lungo il Cammino del Nord, un'importante esperienza di fede che da più di un millennio porta migliaia di pellegrini sulla tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore. Nella storia è stato forse il cammino più conosciuto e più significativo che oggi viene fatto, non soltanto per una questione religiosa e spirituale, ma anche per una questione quasi sportiva e quasi tradizionale. Noi vogliamo riportare Santiago a quel significato che comunque ha, che è quello di un cammino che innanzitutto è un cammino che ci riporta alle origini, quindi all'apostolo Giacomo, e quindi a quella chiesa che diventava testimone fino agli estremi confini della terra. Quindi il nostro camminare verso la tomba di San Giacomo ci ricorda quanto in realtà noi siamo chiamati ad essere testimoni nel mondo. Questo ci permette anche di vivere un'esperienza unica, perché non è soltanto una sofferenza fisica, non è soltanto un cammino che ci mette in discussione diciamo nel corpo, ma ci mette in discussione veramente nello spirito e nella ricerca profonda del significato della nostra vita. Ci sono tantissimi cammini a Santiago, c'è il cammino francese, che è quello che conoscono tutti, c'è il cammino primitivo inglese, c'è il cammino portoghese, ci sono tanti cammini. Quello che noi vivremo quest'anno, che tra l'altro è anche la mia prima volta, anche se ho già fatto il cammino di Santiago tante volte, è il cammino del nord. 230 chilometri partendo dalla costa nord appunto della Spagna, costeggiando l'Oceano Atlantico, fino poi a rientrare per scendere verso Santiago. Saranno 11 tappe, con quindi una media di all'incirca 20-23 chilometri al giorno, che ci permetterà di vedere sia la costa spagnola, sia l'entroterra, fino ad arrivare a Santiago dal 25 di luglio al 5 di agosto. Santiago non è proprio uno di quei pellegrinaggi dove tutto si può organizzare, perché comunque il cammino ti mette di fronte, ti fa scontrare un po' con quella provvidenza che è necessaria, e quindi abbiamo già tutto, diciamo, tutta l'idea, quindi il volo. Partiremo da Firenze, arriveremo a Barcellona, faremo scalo per poi andare a Oviedo, che è l'aeroporto più vicino al punto di partenza, e poi nel ritorno partiremo da Santiago per ritornare a Firenze. E poi quando saremo lì ci saranno gli alberghi delle province che ci accoglieranno, oppure dei piccoli ostelli privati in base a quanti saranno sul cammino. Questo non si può prevedere, per cui speriamo di essere sicuramente noi in tanti, e speriamo di trovare anche tanti pellegrini per poter condividere questa esperienza insieme. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio pellegrinaggi al numero 347-6379-870, scrivendo una mail a pellegrinaggi@diocesi.arezzo.it o recandosi alla sede dell'ufficio in via Ricasoli 3. Tutti i dettagli del programma si trovano sul sito www.pellegrinaggiarezzo.it. Tutti i contatti ormai sul sito, possiamo trovare il contatto WhatsApp, l'email, l'opportunità di essere aggiornati su tutte le novità e tutte le informazioni. Direttamente potete contattare a me, Don Danilo, per cui potete venire qui in ufficio tutti i martedì, giovedì e sabato dalle 10 a mezzogiorno, perché il contatto diretto è sicuramente il contatto più bello, più importante, che ci prepara al meglio a questo pellegrinaggio.